Come detto, stiamo vivendo un periodo di crisi generalizzata. Credo che i suggerimenti di questi quattro forti atleti possano essere utili anche a tutti noi. Ciao ragazzi, oggi non parleremo delle Adidas SL20, sto ancora ultimando la recensione e farla dal giardino è comunque molto difficile. Invece ho chiesto al mio amico e psicologo della corsa, Cesare Picco, di raccontarci come si affronta una crisi. Come al solito le regole del gioco sono molto semplici, gli porrò diverse domande, lui cercherà di rispondere a distanza, poi tornerò qui per un commento finale. Ciao Massi, ho pensato alla domanda che mi hai fatto, quindi quali potevano essere gli aspetti di natura mentale collegati alle performance e alle gare di lunga durata e ho deciso di parlare di crisi. Penso che sia un argomento molto attuale, quindi mi piacerebbe concentrarmi su questo aspetto. Ciao Cesare, che cos'è per te la crisi per uno che percorre lunghe distanze? Torno a un evento che aveva organizzato il Mare Montana Trail ormai 4 anni fa, prima della competizione, con quattro atleti. Avevamo sviluppato una discussione confronto sul tema della crisi e sulle lunghe distanze. A questo momento avevano partecipato Stefano Luzza, Marco Zanchi, Katia Fori e Ivan Zufferli, che sono quattro atleti di ultra distanze, specificamente di ultra trail. Secondo te esiste una differenza tra le diverse tipologie di distanze e la crisi? Credo ci siano delle differenze tra le crisi che si possono sperimentare nelle varie lunghezze del podismo. Una crisi che avviene in un 10.000, in una mezza, in una maratona o in un ultra trail sono qualcosa di differente. Sono differente per la probabilità che capiti, che aumenta il crescere della distanza, per la durata della crisi. Solitamente le crisi aumentano anche numericamente con l'aumentare della distanza, con l'impatto sulla bontà della prestazione e anche con la probabilità di riuscire a uscire da questa crisi. Una delle prime domande che avevo fatto a questi quattro atleti è che cosa intendono loro per crisi. E questo è un aspetto secondo me particolarmente interessante. Tutti e quattro mi avevano detto e fatto notare come sia una sorta di battesimo della lunga distanza. Se sei un corridore da lunga distanza e ti rendi conto di essere un corridore da lunga distanza quando hai sperimentato la crisi. Quindi tutti loro la sperimentavano e l'hanno sperimentata e continuano a sperimentarla nonostante siano degli atleti di livello anche internazionale. Quindi è una cosa naturale, ovvia, che fa parte della disciplina stessa. Non è quindi qualcosa da necessariamente evitare, ma è qualcosa che è importante sapere che potrebbe accadere e la bontà della prestazione, sarà connessa alla capacità di affrontarla nel modo più positivo possibile senza, uscire sconfitti dalle crisi. E invece come si riconosce l'arrivo di una crisi? Come riconoscere l'arrivo di una crisi? Gli atleti mi hanno raccontato che ci sono sia degli indicatori di natura fisica, sia degli indicatori di natura mentale. Quelli di natura fisica competono una difficoltà di bere, quindi di idratarsi e di mangiare, un senso di spossatezza e di stanchezza. Quindi questi sono gli aspetti di natura fisica. Ce ne sono altri e più rilevanti di natura psicologica. Il pensiero si annebbia, c'è una tendenza alla tristezza, quindi si tende a rimuginare dei pensieri negativi, c'è una difficoltà a
a concentrarsi sugli aspetti positivi e sugli aspetti belli che si stanno vivendo e una predisposizione a concentrarci su noi stessi e sulle nostre sensazioni interiori e di contro una difficoltà a concentrarci su ciò che ci sta intorno, quindi una difficoltà a vedere l'ambiente naturale in cui siamo inseriti e il contesto in cui la gara si sta svolgendo. E secondo te un atleta può superare una crisi e come fare per superare una crisi? Tutti gli atleti sostengono che esistano diversi tipi di crisi. Quindi, secondo loro, è sbagliato parlare di crisi. Bisognerebbe parlare delle crisi. Ce ne sono tante di diverse tipologie. Ci sono infatti delle crisi che possono essere affrontate e delle crisi invece che non possono essere affrontate. Nelle prime, quindi quelle che possono essere affrontate, basta tenere duro, mantenere un approccio positivo, tenere alta la motivazione e queste non vanno quasi ad impattare sulla bontà prestativa e quindi possono essere gestite. Ci sono invece delle crisi che vanno a colpire le capacità prestative, ma con un po' di impegno e una buona motivazione e delle competenze chiaramente possono essere superate. E poi ci sono delle crisi che non possono essere superate e quindi non solo impattano negativamente, ma costringono l'atleta a interrompere la sua gara. Una domanda credo che tutti si stiano facendo è come è possibile affrontare le crisi. I suggerimenti che questi quattro atleti hanno dato sono pochi, ma molto molto chiari. Innanzitutto, non perdere la pazienza, mantenere un approccio rilassato, calmo, senza, aggredire la crisi. Quindi le crisi non vanno aggredite. Mantenere la calma e saper aspettare. Aspettando, a volte le crisi passano. È molto importante anche mantenere un approccio ottimista nell'affrontare le crisi, quindi vedere gli aspetti positivi che si stanno vivendo, è anche importante saper stringere i denti. E un elemento che accomuna tutti questi atleti è il suggerimento di spostare l'attenzione dalle sensazioni corporee interiori al mondo in cui siamo inseriti. Quindi guardare, dato che parliamo di ultra trail, della natura intorno a noi, però può essere applicato anche alla maratona o alla mezza, quindi guardare il panorama, se ci sono delle architetture storiche, oppure guardare il cielo, guardare, i campi intorno a noi. Quindi spostare il fuoco attentivo al nostro esterno. Ma soprattutto cosa non fare durante una crisi? Una domanda ulteriore, che ho fatto a questi atleti è cosa non fare durante le crisi. Come già dicevo prima, l'errore principale che può essere compiuto è quello di concentrarci sugli stati interiori, quindi porre l'attenzione sul nostro respiro, sulla tensione muscolare, sul nostro battito cardiaco, potrebbe essere anche guardare il cardiofrequenzimetro, magari le pulsazioni stanno salendo o già sono salite e quindi questo è un feedback negativo che può abbattere l'ottimismo. L'ottimismo sembrerebbe, stando alle parole di questi atleti, aiutare molto. Quindi questi sono i due suggerimenti. Oltre, metto il terzo, ad essere pazienti, quindi saper aspettare. Ultima domanda, secondo te esistono degli aspetti positivi in una crisi? Diciamolo sinceramente, non è piacevole vivere una crisi durante una gara, perché questa può danneggiarla, però sperimentandola una o più volte si diventa più esperti sia nel gestirla sia nell'evitarla. Si conosce meglio il nostro organismo, si conoscono i nostri limiti e
e di conseguenza si capisce cosa non va fatto per favorire l'insorgenza di una crisi, a quanto si può andare, qual è il nostro passo di guardia da impostare e seguire quello. Quindi l'aspetto positivo della crisi è acquisire un ammontare di conoscenza che ci permette l'evitamento di crisi future. Spero che possa esservi utile. Come detto, stiamo vivendo un periodo di crisi generalizzata. Credo che i suggerimenti di questi quattro forti atleti possano essere utili anche a tutti noi. Quindi rimaniamo ottimisti, dobbiamo avere un po' di pazienza, non dobbiamo perdere la calma e dobbiamo spostare la nostra attenzione dagli elementi e dai pensieri negativi che ci possono far prendere consapevolezza di quanta fatica stiamo facendo. Quindi spostare l'attenzione dai pensieri negativi a quelli positivi. Anche oggi vi saluto, grazie Massi dell'ospitalità e al prossimo video. Tornati nello studio, vi ringrazio per aver visto questo video. Nei prossimi giorni faremo ancora ulteriori recensioni, soprattutto parleremo delle famose scarpe, spero di concludere la recensione il prima possibile. Per le nuove persone giunte sul canale nei giorni scorsi, vi lascio con il video presente di Cesare in cui raccontiamo chi è e cosa fa. Per ora è tutto, ciao e alla prossima!